Il match di oggi è tra Fiorentina e Roma. Stefano, cosa pensi della partita dei padroni di casa? I tifosi hanno tutte le ragioni per essere delusi dall'andamento della loro squadra. Si aspettavano un piazzamento nella parte alta della classifica, invece si trovano a galleggiare a metà. Sul banco degli imputati sono finiti sia i giocatori che l'allenatore. La Fiorentina è una delle 13 squadre europee ad aver disputato le finali di tutte e tre le principali competizioni continentali. Tra l'altro è stata la prima squadra italiana a raggiungere la finale dell'allora Coppa dei Campioni. Era la stagione 1956-57. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. È la Roma a giocare il primo pallone della gara. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere pallone in mezzo per la punta centrale. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice: 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Buono l'anticipo del difensore. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Si avvicina all'area Dzeko e possono ripartire. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Perde palla. Palla in out a favore dei Viola. Maragna metri, Biraghi, palla messa dentro, poteva far di meglio su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Maragna metri verso l'area, occhio al traversone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Sarà fallo laterale per i Viola. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Calcio d'angolo per la Fiorentina. Occhio al pallone in mezzo. Calcio di rigore per la Fiorentina. Freddissimo qui. Grande freddezza dal dischetto, è arrivato il gol su calcio di rigore. Precisa conclusione, il portiere non poteva farci nulla. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0.
Fassio. Occhio, cerca l'area di rigore. Badelli. Pallone interessante. Buono il recupero, possono ricominciare. Benassi. Ci sono metri a disposizione. Badelli. Da lì può andare col cross. Può scambiare con il compagno. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Nainggolan. Ha l'occasione per riaprire il match. Nainggolan! Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. Da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Benassi. Occhio all'avanzata dei Viola. E il pallone se ne va via. Edin Dzeko. Ci sono metri per andare. Ottima lettura su questa ripartenza. Occhio al suo movimento. La mette in mezzo. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Un gol magnifico questo, grande traiettoria. È riuscito a piazzare un tiro imprendibile all'incrocio dei pali. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Fassio. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Occhio a Benassi. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Florenzi. Dzeko. Occhio al giocatore della Roma. Palla vagante. Nainggolan. Dzeko. Gli ruba benissimo il pallone. Biraghi. Palla larga. Astori. Punta l'area. Benassi. Prova a calciare. Ottimo l'intervento del portiere. Corner per i Viola. Occasione! Stavolta il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta è lui che vince il duello. Badelli. Astori. Guadagna metri. Buona l'idea qui.
Occhio al tiro, non la blocca. Sono 3 i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Gunalon. Guadagna metri verso l'area. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Inizia dunque la ripresa, punteggio che non è cambiato, Fiorentina avanti. Benassi deve avere qualche problema, l'arbitro ferma il gioco. Speriamo sia solo una botta. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita la squadra avversaria. Edin Dzeko. El Shaarawy. Kolarov. Si avvicina all'area. Spazio per il cross. Azione che sfuma con il pallone che termina sul fondo, sarà rimessa per il portiere. Un cambio questo che nelle intenzioni dell'allenatore dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra che è sotto nel risultato. Astori. Pallone interessante. Il tocco dentro. L'allenatore gli ha dato fiducia e lui certamente non ha deluso. Poi là, che conclusione, tiro preciso che si è insaccato sotto la traversa. Perfetto il cross, perfetta la scelta di tempo. Ha dovuto solo metterci la testa. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Fassio. Raja Nainggolan. Badeli. Occhio all'avanzata dei Viola. Perde palla. Kolarov. Nainggolan. Dzeko può girarla. Recupera palla intercettando bene il pallone. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Apre bene di testa. Nainggolan. Fassio. Benassi. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla interessante nello spazio. Grande chiusura difensiva. Prova a pressare il difensore. Badeli. Benassi. Senza problemi qui sul tiro, l'intervento del difensore è comodo. Perde palla.
Calcio di punizione a favore della Roma, dunque. Si accomoda in panchina, c'è il boato, come sentite, del pubblico, evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Beh, ha poco da rimproverarsi, oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Benassi. Tocco verticale interessante. Maragna metri. Attenzione, occasione. Che gol! Splendida rete! Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Un altro gol della Fiorentina che oggi sembra veramente inarrestabile. Il tecnico Viola sarà sicuramente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Cambio dunque nella Roma. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Strootman. Fassio. Buono l'appoggio. Tero. Ci sono metri a disposizione. Attenzione, pericolo. Il portiere dice di no. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi, e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, buono l'anticipo del difensore. Pallone interessante. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Possono chiuderla, devono farlo per i loro tifosi che non hanno mai smesso di incitarli a gran voce. Sono stati il 12° uomo in campo, Pier. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Palla interessante in profondità. Prova la botta, ha sperato un gran gol qui. Purtroppo la conclusione dell'attaccante è risultata un filino troppo alta. Cristoforo. Tero può avvicinarsi alla porta. Ottimo intervento difensivo. Ancora 600 secondi alla fine. Una partita dominata fin qui da una sola squadra. Difficile il ribaltone finale. Babacar. Occasione d'oro. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Occhio al giocatore della Roma, Dzeko. Palla vagante adesso. Ancora un passaggio perfetto. Occhio a Tero. Babacar. Spazzano via il pallone. Ancora 4 minuti alla fine. Occhio all'avanzata dei Viola. Gran palla, Chiesa! Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere.
Cristoforo. Guadagna metri. Tero. Occasione per la Fiorentina. Siamo sul punto di battuta del calcio d'angolo. L'extra time. Con i pugni allontana. Cerca addirittura la porta. Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pier. Gran palla in mezzo. Attenzione a Dzeko che è solo. Grande intervento del portiere, vale come un gol. L'avevo vista dentro, Pier, ti dico la verità. Palla messa in mezzo. Non è finita, attenzione. Nainggolan. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Match che finisce qui. Match che praticamente...